ragazzi, bentornati a Wannabia Pro. Oggi vi presenteremo un nuovo strumento per allenare sia la tecnica podalica che la tecnica di parata. Noi siamo pronti, e voi? Cominciamo! In questo video abbiamo voluto fare un allenamento un po' più statico con l'utilizzo della forca. Vediamo appunto come il primo esercizio si parla di controllo orientato. Cerchiamo di colpire la palla colpendo appunto il paletto e la stoppiamo precisamente sia di destro che di sinistro. Questo cosa serve? Serve appunto allenare lo stop in diverse situazioni. In quest'altro esercizio cerchiamo di colpire la palla mirando centrale, difensore centrale e terzino, senza stopparla, sempre di prima. Quindi giochiamo di destro e di sinistro. A questo punto non solo miriamo il difensore centrale e il terzino, ma proviamo a passare a un altro paletto che è il quarto paletto, quindi simuliamo la mezzala ad esempio. Giochiamo palla al terzino e giochiamo palla alla mezzala. Destro, destro, sinistro, sinistro. Successivamente abbiamo voluto introdurre un altro pallone, una gestualità tecnica con le mani per il portiere. Facciamo quindi due passaggi verso la mezzala, quindi il quarto paletto, e dopodiché facciamo una presa centrale. In quest'ultimo esercizio abbiamo voluto aumentare un po' la velocità di esecuzione introducendo una respinta di pugno. Facciamo così un controllo verso l'esterno con l'esterno piede e una respinta di pugno col braccio sinistro. Chiaramente partiamo due colpi di piedi e uno di mano per poi terminare un colpo di piede e uno di mano. Ragazzi, la puntata di oggi è terminata. Cosa ne pensate? Se vi è piaciuta, ditecelo qui sotto. Ciao ciao, alla prossima!